Il Real Madrid BC ha avuto subito una rimonta del Fenerbahce che addirittura gli aveva portato 10 punti di distacco, ma ne ha recuperati, cioè, gli ha portati un sacco in vantaggio del Fenerbahce. Poi stavano 35 a 45 punti, adesso sono Real Madrid BC 36, Fenerbahce 45, quindi mancano 9 punti al Real Madrid per riprendere il Fenerbahce, per riprendere il Fenerbahce, proprio per riprenderlo, proprio il Fenerbahce. Noi siamo in attesa degli inizi del secondo tempo, prima di dire, sapete come dire, di darvi un a di darvi al secondo, di salutarci per pochissimo e tornare nel secondo tempo, vi diciamo degli appuntamenti perché domani è importantissimo, segnatelo sul calendario, segnatelo sul calendario, inizia tiri liberi, programma sul basket, tutto dedicato al basket, parleremo, saremo racchiusi in quei minuti, 30, in quei minuti saremo racchiusi, in quei minuti saremo proprio racchiusi, in quei minuti, saremo chiusi in quei minuti, saremo proprio chiusi, perché parliamo dell'Eurolega, che è la prima Eurolega, poi parleremo che sarebbe la Champions League di basket, poi parleremo dell'Eurocup, che sarebbe l'Europa League di basket, parleremo così, e poi parleremo questo di basket, ma non solo di Euroleague e di Eurocup, parleremo anche di Serie A di basket italiana, parleremo anche di alcune squadre che giocano nei rispettivi campionati come Real Madrid, parleremo della Liga Spagnola di basket, dell'Olimpiakos, del campionato greco di basket. E non è finita qui, perché vi ricordo che non c'è solo, noi non siamo solo la casa del grande basket, ma anche nel grande calcio. Faremo un'ora, parleremo nella prima mezz'oretta, parleremo tutti gli highlights del nostro campionato e di altri vari campionati, non possiamo dirli tutti del mondo perché dovremmo stare tutta la serata lì. E poi per un finale da brivido arriva la nostra classifica top 10. Top 10, ritorna come al solito, top 10. Noi pochissimi minuti perché è ritornata, si è ripreso a giocare a Madrid. Torneremo fra pochissimo.